Ciao ragazzi, sono Gianluca, sono ancora qua con voi per una nuova puntata di lezioni di volo. Bene, oggi verranno affrontati argomenti ancora più interessanti. Intanto sleghiamo questo aereo e leviamo la protezione del tubo di pitot, che è l'accessorio per rilevare la velocità, che poi vi spiegherò dopo. E togliere anche quei blocchi dalle ruote. Così potremo entrare all'interno del nostro aereo, vi spiegherò tutte le procedure pre-decollo e soprattutto accenderemo il nostro aereo, quindi vi spiegherò anche la procedura di accensione. Bene, entriamo. Ok, chiudiamo la porta e come voi potete notare l'aereo è già praticamente in posizione di sblocco. Sì, volevo farvi vedere una cosa che adesso la reinserisco. Praticamente un altro accessorio, questa paletta che vedete in basso a sinistra, serve per bloccare la cloche, appunto assieme alle funi e ai blocchi per le ruote, per evitare che un eventuale urto contro la cloche vada anche a danneggiare gli alettoni. Così tutto l'aereo è bloccato. Ora la leviamo in modo tale da liberare la cloche e ecco, perfetto. E adesso possiamo mettere in moto il nostro Cessna. Bene. Ok, prima di tutto la corrente, le batterie. Come avete visto si sono accese le luci, quindi abbiamo collegato le batterie al nostro aereo. Poi successivamente si accende subito la luce beacon, quella luce sopra la coda che gira, che indica praticamente che stiamo per accendere l'aereo. Poi questa qua è la pompa del carburante. Allora, la pompa del carburante praticamente è una pompa che spinge il carburante dal serbatoio fino al rubinetto del carburante, va tenuta circa 3 secondi. Successivamente andiamo ad azionare il regolatore della miscela aria-benzina, lo teniamo leggermente scostato. Bene, questo qui è per selezionare i serbatoi e questo qua invece è il rubinetto, appunto, che dicevo, che noi apriamo. Immediatamente diamo l'accensione all'aereo, sperando che vada in moto. Dovrebbe andare perché abbiamo fatto esattamente, siamo stati fortunati perché le batterie del Cessna diciamo che non hanno una grande autonomia. Dopo 3 falli di messa in moto l'aereo non parte più e bisognerebbe procurarsi delle altre batterie. Bene, allora una delle prime procedure da fare è quella di mettere a posto l'altimetro. Infatti in questo momento sta segnando addirittura una cifra negativa. Lo portiamo sopra lo zero a 11,20 piedi, che è l'altitudine dell'aeroporto di Tassignano di Lucca. Va regolato manualmente. Dunque abbassiamo al minimo perché siamo andati a finire col muso dell'aereo nel prato, perché avevo lasciato l'aereo un po' accelerato e nonostante il freno di parcheggio è riuscito lo stesso a trascinarsi lentamente nel prato. Ora, uno dei controlli principali che vengono fatti prima della partenza di ogni aereo è la checklist. È una serie di controlli che riguardano i vari funzionamenti dei vari apparati che devono essere convalidati. Per fortuna che essendo su un simulatore non la dobbiamo fare, ma comunque negli aerei veri si fa. Noi facciamo un piccolo controllo delle spie per vedere che tutte si accendano in modo tale che nessuna lampadina sia bruciata. Ok, allora, contattiamo la torre di controllo. Dunque, per fare questo il nostro simulatore ci offrirà una finestra scritta in italiano. Come voi potete vedere ci sono già delle comunicazioni in corso con altri velivoli sopra di noi che vogliono atterrare o partire. Nella parte sottostante una serie di richieste tipo, come la richiesta che stiamo facendo noi adesso, la numero 1, cioè di rullare. Rullare significa andare verso la pista di partenza, utilizzando le vie laterali, le taxiway. Ci dicono che il Cessna siglato N7274H può andare verso la pista 10 dalla quale poi decollerà. La scelta della pista non è casuale, ma viene fatta in base alla situazione meteo. Ok, ora abbiamo una visione dall'alto. Perché una situazione meteo? Perché si cercherà sempre di partire possibilmente contro vento. Noi siamo alla Croce Rossa. Ci hanno detto di partire dalla pista 10. Questa è la pista numero 28, quella che è indicata adesso, e questa è la pista 10. Quindi noi lì dovremmo andare, percorrendo le stradine laterali all'aeroporto, le taxiway. Dunque,
Come potete constatare, effettivamente siamo nel prato, bisogna tirare indietro quell'aereo. Ecco, comunque seguiremo queste piccole righe gialle e poi in questo aeroporto particolarmente piccolo dovremo per forza immetterci sulla pista, quindi ci sarà dalla parte della torre una forte attenzione a che non arrivi un altro aereo, fino ad arrivare in una zona dove si farà una manovra vera e propria. E qui l'aereo si rimetterà col muso in avanti, si rimetterà sulla pista sempre dopo approvazione e potrà finalmente decollare. Bene, abbiamo rimesso l'aereo dove deve stare, e cioè vedete la riga gialla sotto, quella longitudinale? Ecco, la ruota davanti deve appena toccare quella riga. Ok, abbiamo analizzato l'altra volta questi strumenti qua. E la radio, e sono strettamente collegati fra loro, ma ci sono altri sei strumenti importantissimi per la navigazione, che sono questi sei strumenti qua. Ok, questo qui è l'indicatore di velocità e funziona con quel tubo di prima, praticamente indicherà la velocità nell'aria e non a terra tramite l'aria che passa da quel tubo, quindi lui misurerà la pressione e darà la velocità, logicamente in nodi e non in chilometri orari. Questo è l'orizzonte artificiale. Allora, praticamente sta dicendo in questo momento che abbiamo il muso leggermente rialzato. Perché possa essere dritto l'aereo, la riga gialla deve combaciare con la riga bianca. Voi vedete questa riga bianca qua? La gialla deve scendere e andare nella riga bianca. Diciamo che in posizione di parcheggio l'aereo ha il muso un po' alzato e lo rileva. Questo qui è l'altimetro, abbiamo già visto prima come funziona, e funziona con la pressione. Poi, questo qui è il virosbandometro. Praticamente è un apparecchio che serve per le virate, quasi impossibile da spiegare a terra. Ad ogni modo è strettamente legato agli angoli di virata dell'aereo. Questo è il girobussola, l'abbiamo già incontrato alla lezione scorsa. È principalmente una bussola e ci dice dove sta dirigendo la prua, ma è anche lo strumento che si utilizzerà per dare la direzione all'aereo tramite il pilota automatico e questo pomellino arancione. Ora siamo di fronte al variometro, indica quante centinaia di piedi al minuto stiamo salendo o scendendo. Bene, con questo finiamo la lezione di oggi. Gianluca vi saluta e iscrivetevi a Janas TV. E mi raccomando, fate qualche commento sotto il video. Thank you.